Allianz Ring World Championship, siamo al penultimo giorno di regate, ci troviamo qua con Riccardo Pienosi che è appena rientrato dalla sua Medal Race Series. Ciao Riccardo, ciao, come ciao stai? Tutto bene. Spiegaci un po', prima di iniziare con le tue Medal Race di comandata, come funzionano queste Medal Race Series? Allora, praticamente abbiamo questo nuovo format olimpico che praticamente funziona che in base alla posizione in cui finiamo le gold, ovvero l'ultimo giorno di qualifiche, e accediamo nelle finali con delle posizioni. Il primo entra con 2 vittorie, il secondo entra con 1 vittoria e gli ultimi 2 entrano con 0 vittorie. Ci dividiamo in 2 semifinali e andiamo 4 e 4, quindi siamo in 10 in finale, 4 e 4 e 2 direttamente in finale, e anche loro sono: il primo entra con 2 vittorie e il secondo entra con una vittoria, e poi dalle 2 semifinali accede una persona per ogni semifinale, ovvero chi arriva per primo a 3 vittorie di entrambe le 2 semifinali. Ok, perfetto. Adesso che abbiamo capito più o meno, sì, dici, com'è andata questa Medal Race Series? È andata bene, un po' di amarezza per come è andata a finire l'ultimo giorno. Purtroppo c'era vento fino a pochi secondi prima dell'ultima mia prova, però poi è calato proprio appena abbiamo cominciato. Invece l'austriaco aveva cambiato vela, aveva preso la vela più grande, e purtroppo ho fatto 2 giri davanti, ma l'ultimo era veramente poco. Io con la 15 non sono riuscito a rimanere davanti, purtroppo. Questo cambio di misura e questa un po' sfortuna del calore del vento non è andata a buon fine. Caspita, ma cosa mi dici di questa Denag? Molto bene, sono contento della settimana, perché devo dire che ho fatto una bella regata per quanto mi riguarda e sono soddisfatto. Poteva finire meglio, però sono comunque soddisfatto, so che ho il passo e che sto lavorando bene, quindi ora si punta al prossimo obiettivo, si continua ad allenare e si punta al prossimo. Comunque flotta super competitiva, molto competitiva, sì. I nomi sono forti davanti, anche queste medal non c'erano sicuramente noi banali. Tu sei reduce da un campionato europeo vinto, se non sbaglio, giovanili, e un campionato del mondo terzo, se non sbaglio. Prossimo episodio? Prossimo episodio abbiamo l'europeo, e lì vedremo un po' di riuscire a fare qualcosa di meglio. Bene Riccardo, adesso ti lascio andare, che immagino tu sia stanco e provato. Sì. E ti ringrazio per l'intervista e in bocca al lupo per il prossimo. Ciao.